Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti se è la prima volta. Di cosa parliamo oggi? Voilà! Eccoci qui, guardate di fianco a me, SnowRunner ragazzi, per PS5, ma c'è per tante console, come dico sempre, no console war, ma massimo divertimento con i videogiochi. Vedete, un fezzone preso su Amazon, in offerta, è il momento giusto di provarlo. Vediamo insieme, mi raccomando come dico sempre, registratevi al canale, ma basta chiacchiere, entriamo nel gioco insieme ragazzi! Bene ragazzi, come avete visto nella intro, iniziamo questo gioco molto particolare, un misto tra un simulatore veramente realistico di quello che può essere un gioco di auto con una fisica pazzesca, dettagliatissima, ma entriamo subito dal vivo. Basta chiacchiere. Allora, esplorazione mappa. Ok, se schiacciamo il nostro bel tastino ci apre la mappa. Ed ecco qui. Qui siete sempre, viene sempre mostrato l'obiettivo, troviamo la torre di osservazione. Noi siamo nel nostro piccolo villaggetto. Per il momento abbiamo soltanto questa parte di mappa evidenziata, scoperta, e dobbiamo come primo punto trovare la torre di osservazione, ragazzi. Allora, come vi dicevo, è un gioco veramente molto molto particolare, ma partiamo, man mano che andiamo avanti lo scopriamo insieme. Io la prima partita che faccio, come sempre, mi piace provare i giochi assieme a voi, quindi schiaccio R1, guardate a destra, in basso, freno a mano R1, lo togliamo e andiamo con R2, proviamo ad accelerare, ragazzi. Ed ecco qua che partiamo. Allora, è un simulatore di guida iperrealistico per quanto riguarda la fisica eccezionale. Guardate che roba, guardate le ruote, si può zoomare, andare sul dettaglio e ci siamo già belli che incastrati, impantanati. Evviva! Allora, se rimani bloccato, puoi provare a usare il tuo veicolo, a cercare qualcosa a cui aggrapparti, attiva il menu funzioni per usare il tuo verricello. Ok, io direi che allora ci siamo già belli che incartati. Benissimo, menu verricello, il verricello, verricello, aggancio verricello. Allora, aggancio verricello è un oggetto solido, seleziona un punto di aggancio sul veicolo, un punto di aggancio su. Bene, 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 vediamo un posto verricello come sverricello. Allora, verricello, accelero. E tengo schiacciato, voilà che figata ragazzi, sgancio benissimo e mi sono spantanato da sta zona. Poi chiaramente quando guidi sui terreni accidentali puoi passare a marcia bassa, tirare l'entrata, ma ridurare il rischio di restare bloccato. Tieni premuto L1, poi con il joystick di destra R, vedete un po', vi fa cambiare le marce. Quindi il cambio lo aggiustiamo tenendo schiacciato L1 più questo. Proviamo un po', marce ridotte, mi allontano con la visuale, vediamo un po' il nostro macinino, eccolo qua! Uela, che veramente il tuo cambio un po' usa la trazione integrale, va benissimo, usiamola subito. Allora, L1, un bel niente, sì, col quadrato, ho attivato qua, eccolo qua, le marce. Spettacolo, guardate, guardate, guardate come si muove e guardate la grafica, che dettaglio, bello, bello, bello. Allora, io sto giocando su PS5, c'è cioè su diverse piattaforme, c'è anche su Xbox, lo trovate, è stato presente sul Game Pass, io l'ho comprato in edizione fisica, come avete visto, perché io sono contro e stufo di avere giochi che verranno tolti di proprietà, come ci sono stati vari annunci anche sulle varie cose, quindi voglio i giochi che siano i miei. Se non ci gioco, questo l'ho preso in offerta super su Amazon a 19 euro, è il mio, ci gioco finché voglio, mi stufo, ci gioco fra 3 mesi e è ancora il mio, non me lo toglie nessuno, basta, l'ho installato, ho gli aggiornamenti, è il mio, perché sta cazzata che è apparsa, ragazzi, che i giochi non saranno più i vostri, me li possono togliere. Io lo trovo veramente una presa per il culo totale e non esiste, perché se pago un gioco lo compro e che ti piaccia o no è il mio, me l'hai venduto. È come se domani mattina, adesso voglio dire, qui sto cazzeggiando a raccontarvi questa cosa qua e mi sono impantanato. Come mai? Oh, non va più la macchina, cosa è successo? Uè, uè. Allora, basta chiacchiere un attimino e concentriamoci sul fattore che la macchina non va più. Cosa cavolo è successo? Ragazzuolo. Allora, mettiamo le marce normali. Riusciamoci, le rimettiamo su A. Ah, ecco, forse non potevo con le marce scandalose andare avanti. E dobbiamo andare avanti e sostenere la nostra bella torretta, perché qui, intanto che si chiacchiera, bisogna anche fare delle cose. Allora, dove si va a prendere questa maledetta torre maledetta? Da qua? Oddio,
poco da qua dietro, qui c'è una curvazza, andiamo subito a farla. Fatemi sapere, no? La grafica è veramente eccezionale, curate nei minimi dettagli, fisica al top, è un simulatore, come vi dicevo, di molto fisico, per non dire ancora un altro molto, cioè da smanettare per arrivare nei posti, e ci vuole una grandissima pazienza. Questo non è un gioco di velocità, ma è un gioco di riflessione, un gioco dove bisogna ogni tanto fermarsi e capire dove passare, cosa fare. E ho visto qualche video in giro su YouTube, non è di certo gioco spara e fuggi pronti via, ma un gioco di attenzione, tutto il resto. Allora, come faccio qua, adesso sono arrivato, ad andarmene fuori da questa parte qui? Là c'è un pezzettino di strada che va su, la strada per salire la torre è lì avanti, quindi direi di proseguire di qui. E quindi vi stavo dicendo, insomma, sta cosa che possono, fatemi sapere nei commenti, togliervi i giochi in formato digitale, chiudervi quando vogliono dopo che li avete pagati, trovo una cazzata assurda. Molti sono lamentati, io pure, infatti, viva i giochi fisici, non esiste che dopo che te l'ho pagato me lo togli. Come se domani mattina mi compro una macchina, non lo so, la Mercedes, la BMW, la Citroen, la Fiat, vi dicono, la macchina adesso non uso più, la mia, vabbè, insomma, le dico, ragazzi, vogliamo prendere per il culo, divertiamoci. Abbiamo detto una fila di cazzate, sta bene così, non esiste. Comunque, noi adesso dobbiamo andare su, e questo qui è lo straduzzo che io ho visto che va di sopra, eccola lì, la vedete? Praticamente questa parte qui è la parte che dobbiamo fare per andare a beccare la prima torre d'osservazione, che è uno dei primi obiettivi che vedo che ci mostra il gioco. Mamma mia, che bustangherone! Acqua pericolosa, disastri ragazzi, ci siamo impantati, va che roba! Spettacolo comunque, come si incastra, come va. Allora, sicuramente qua, aspetta, 4 VD, direi di mettere le marciuzze, quelle, le andre, eccole qua, vediamo un po', manco per l'idea, andiamo avanti un pezzettino per volta, dai che ce la fai. Allora andiamo di verricello, fammi vedere tu verricello, però così con queste ridotte qui veramente è scandalo, ecco, non va nemmeno, però il verricello lo si fa con le ridotte, poi scancio il verricello e tac, di prepotenza salgo, ragazzi, va che roba, spettacolo comunque, spettacolo, guardate come si arrampica, svericelliamo, verricello agganciato e via verso nuove avventure. Poi lo sgancio di prepotenza, il verricello un'altra volta e via. Calma ragazzi, calma, perché ho detto che è un gioco di calma e qui la calma mi sembra che non la sto usando neanche un po'. Allora, mi sto risaltando un po' troppo, Allora, guardate come... prego la mano, diamoci un'occhiata intorno, ma che stiamo vedendo un gioco nuovo, vediamo un po'. La grafica veramente direi che ci siamo, ragazzi. Ma soprattutto la parte fisica, che figata che è. Ve l'ho detto, sicuramente non è un gioco di corsa, Questo è un gioco di pazienza e abbiamo provato nel canale, grazie a tutti quelli che hanno guardato i video sui Lego Fortnite, che è veramente un top anche quello, ma oggi noi facciamo un giochino nuovo e vediamo di salire con questo mezzuccio su questa montagna che devo dire che, guardate, è veramente un'impresa colossale, mamma mia come non tiene la strada, impressionante ragazzi. Dobbiamo arrivare alla prima parte, se questa è la prima parte mi immagino il resto come sarà facile, mamma mia. Spero vi piaccia, fatemi sapere nei commenti se vi può interessare, ricordatevi sempre, come dico sempre, registratevi al canale, lasciate un bel like, condividete con i vostri amici dove volete, su TikTok, Instagram, Facebook, dove volete il video, ma perché ve lo dico, perché più siamo più ci divertiamo ragazzi, voilà, svericelliamo, velocemente, e saliamo sulla mountain. Allora, abbiamo anche la vision interna, sì, va bene, fermo un attimo ragazzo, mettiamoci a posto, perché qui si fanno le partite per giocare con voi, grande divertimento, però poi bisogna anche accettare il fatto di concentrarsi un attimino, perché questi giochi non sono mica facili, anzi, richiedono una grande concentrazione e attenzione. Guardate che roba, cioè, qua non è il solito giochino dei bimbi, no, questo qui è un giochino dove concentrarsi, andare di colpetti, di joystick, con delicatezza e pian piano avanzare. Ritorniamo dentro il nostro jeepone, il nostro pick up per essere esatti, perché il jeep è un'altra roba, non c'entra proprio un tubazzo, e saliamo su questa collinetta, che
tutto tranne che comoda e facile, perché guardate che roba, non va dritto un tubo alla macchina e sono solo guai, perché non c'è, o c'è, ferma, oh la nostra torretta, eccola là ragazzi, voilà, la prima torre, fatemi sapere nei commenti se vi piace il gioco, importantissimo ragazzi, voilà, il gioco lo trovate, è uscito un po' di tempo fa, ci sono diversi aggiornamenti, oggi è in offerta, io l'ho beccato su Amazon, in offerta, 19 euro, niente male direi, clicchiamo subito il tasto quadrato, visto che abbiamo raggiunto il primo obiettivo e via! Voilà, prima torre di osservazione ragazzi. Bene, ora che abbiamo fatto il primo step, andiamo avanti. Svolazzamento, via il freno a mano e voilà. Caspita, siamo un'altra volta in carte. Voilà, esattamente, guardate come ci litiamo, come gira, veramente fisica. Allora, una cosa particolare ragazzi, che elogio spesso il joystick della PS5 o anche la serie X, la Nintendo Switch e tante altre console, specifichiamo, sono contro la console war, lo dico ogni volta ragazzi, allora, però il joystick della PS5 si può giocare e fare di tutto senza bisogno delle cuffie come sto facendo adesso, perché comunque ha dentro il microfono e l'autoparlantino dentro nel joystick, senti tutto direttamente da lì, e vi dico questo perché per volevo evidenziarvi una cosa, quando uso il verricello si sente il rumore come in tanti altri giochi per altre cose del come si, guardate come siamo impantanati, incredibile, siamo solo al primo livello ragazzi, svericelliamo, svericello, sento il rumore del vericello dentro nel joystick, è fantastica sta roba, vericello, vienimi in aiuto, vuoi la racchia giù il pino, povero pino, guardate che roba, bellissimi pini, mi dispiace per far sta roba, allora via sulla montagna come se non ci fosse un domani, e non c'è un domani perché qua siamo veramente in carte, però vedo che si è staccata la 4WD, perciò ce la rimettiamo, e che cavolo, via il freno a mano, via il vericellusso e via in salita, adesso no, se mi tira via anche il 4x4, non l'ho capito che gli ha dato il permesso di tirar via il 4x4 ragazzi, allora c'è da andare a vedere la seconda torre di observation e ripartiamo con il nostro mega piccappone che veramente è inguidabile all'ennesima potenza, stavo facendo una mia cazzata del mese, guardate, oh mamma, la faccio la cazzata del mese, aiuto, mammazzo, veramente incredibile ragazzi, funzionerà ancora? Mamma mia, ma ancora incredibile, vericelliamo con potenza e via, povero Pino, qui faccio dei disastri clamorosi, c'è pure Clason, benissimo ragazzi, svericello un bel niente, perché vado a finire fuori di lì, quindi dovrò per forza adesso, sì c'è un altro modo di recuperare, ma recuperati tua nonna, va, che io voglio andare a ritornare sulla strada con prepotenza e via, visto che ho fatto la cazzata che mi sono pure ribaltato, minchia ragazzi, che difficoltà tenerla in strada, è una roba violenta, dovrei andare più con calma, dai, però lo facciamo anche per ridere, dai, sto scherzando un pochino, comunque veramente inguidabile ragazzi, perché oh, che botta, hai danneggiato il veicolo, puoi accedere al menu funzioni per dire arrangiati, tutto un modo elegante, allora dai, un poco di serietà, ma è bello anche scherzare un po' quando facciamo i video per sdrammatizzare queste parti, che ci vuole veramente pazienza, mamma mia come si va giù piano, caspiterina, comunque fisica top, gioco da provare se avete tempo e voglia di qualcosa dove c'è da impegnarsi e non fuggire, scappare e andare in velocità, ferma tutti, allora mappa, allora la prossima torre di osservazione è lì, quindi mi viene da pensare che se noi giriamo facciamo una roba, mettiamo un bel segnalino, va, perché non vorrei che mi sono girato dalla parte sbagliata, eccolo là, bene, allora devo andare da questa parte verso il punto blu che mi sono puntato io, vedete che poi c'è il giallo che è quello che dobbiamo andare a recuperare, e molto bene,
si va precisi, precisi avanti, qui finalmente un pochino d'asfalto e direi un po' meglio. Oh mamma, strada chiusa, andiamo di bene in meglio. Di sorpresa, quindi, insomma, se vi arriva un terremoto, dei fulmini sulla macchina, tranquilli che fa parte del gioco. Guardate come sgumiamo. Oh mamma, c'è il guado qua, la vedo già brutta, aiuto! Voilà, veicolo danneggiato 2 di 2. Andiamo di mare in peggio, ragazzi, acqua che viene dentro come se non ci fosse un domani. Io qui ci passo dentro un fino di prepotenza. Stazione di rifornimento, puoi fare rifornimento qui o vicino a qualsiasi parte veicolo capace di spostare carburante. Il rifornimento è gratuito, così come le riparazioni. Cerca di fare rifornimento più spesso. Ok, si va a fare il rifornimento. Allora, ci fermiamo dove c'è la bomba. Yes, premiamo per fare il rifornimento. Allora, abbiamo 57 di benzina, carburante 20 litri, tenipira minuto, voilà, benzina 80 di 80, benissimo, fatta ragazzi. Allora, rimappiamoci la mappa e vediamo che la torre di osservazione è lì, quindi meno male che l'ho aperta. Allora, mettiamoci dei puntini, visto che si può, dei marker. Uno, io direi di far stare di qua, è un filino più lungo ma mi sembra un po' più facile. E mettiamo dei segnalini, perché qui perda, si vedo che è all'ordine del giorno. Con tutte queste stradine, queste sono piccole trappole del gioco per ingannarti. E noi, tac, ci siamo preparati la strada. Via di mappa! Eccole là, i punti blu. Allora, come dicevo, direi che è un giochino top. Chiaramente richiede una grande pazienza, ma guardate che rende assai. Ferma tutti, dov'è che è il nostro punto di meno male che mi sono fermato, ragazzi. Via la parte visione interna. Strombazziamo. Va di strombazzamento. Arriviamo dentro nel in questo bellissimo boschetto. Comunque, bella la grafica, guardate che figata. Bello ragazzi, bello. Allora, bene. Mamma mia, ma qua un pezzettino di strada tranquillo c'è, cioè, chi lo sa. Sbavane ragazzi, sul nostro canale, registratevi e fatemi sapere se vi piacciono i commenti. Allora, come dicevo, c'è per diverse console, ragazzi, quindi dovete solo scegliere se vi piace affrontare queste bellissime. Mamma mia, che stradina, questa era una strada, sì, caspita, questa qui è veramente una strada, guardate come sgomamento, porca miseria, che disastro, ragazzi. Allora, io qua mi sono fatto i miei marker e sto cercando di seguire la strada, sì. Oh, siamo arrivati alla torre, dai, è andata abbastanza bene, direi di sì. La seconda torre di osservazione, tac, siamo arrivati, attention please. Voilà, complimenti, hai scoperto la tua prima torre di osservazione, che è la seconda, però io direi ogni torre di osservazione scoprirai e svelerà delle parti della mappa. Ce ne siamo già accorti, per riparare il ponte ti servirà un veicolo più grande per trasportare i materiali. Apri la mappa per esplorare i paraggi. Obiettivo, trovare un camion che possa trasportare i materiali necessari per riparare il ponte. Wow ragazzi, mappa, esplorazione, torre osservazione, scoprire la torre osservazione, arriverà una nuova parte della mappa, la nebbia copre punti di osservazione come obiettivi, potenzialmente veicoli. Allora, il camion è là, molto bene. Allora, dobbiamo sicuramente tornare giù, il camion è lì, quindi sarà meglio che torniamo giù dalla nostra bella stradina, ben tranquilli, e torniamo sulla nostra strada da qua. Chiudo la mappa, riparto, colpo di clacson e voilà ragazzi, si riparte. Siamo arrivati di qui, o di lì, meno male che me la sono segnata, perché qua sono solo guai. E voilà, la strada, mamma mia, la strada, si vede che è una strada. Quando usciamo in macchina, queste sono le prime cose che cerchiamo, la strada invisibile. Porca miseria ragazzi, per essere l'inizio del gioco devo dire che mi immagino andando avanti quanto sarà difficile. Però insomma, un gioco sicuramente diverso, per fare qualcosa di diverso, visto che siamo ancora in inverno, è ancora bello stare in casa perché fuori fa un freddazzo che non finisce più, nonostante dicono che adesso avremo un paio di giorni un po' più caldi. E io sto registrando la puntata fine gennaio 2024, ragazzi, lo so che il gioco è uscito tanto tempo, ma io lo voglio giocare adesso, soprattutto perché, cosa importante che consiglio a molti, non comprate subito, cioè, quando escono, perché uno, avete delle belle patch corpose come qua disponibili gratuitamente.
sto giocando senza abbonamento, senza niente. Mi sono comprato il gioco di €19, come dicevo, in offerta. Lo pagate meno della metà, perché oggi con €19, con un po' di fortuna, ve lo portate a casa ed è il vostro. Altro che dopo un po', un anno, me lo togli perché l'ho pagato in digitale, ha chiuso i server, il cane e il gatto. Lo installate, vi fate gli aggiornamenti, c'è per sempre. Impariamo a sta roba, visto che Ubisoft e qualcun altro ci sta pensando di toglierci i giochi. Sì, dopo che l'ho comprato in digitale potreste anche toglierlo, bella idea. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di sta cazzatina. Io lo trovo una cazzata enorme, comunque vabbè, ognuno ha il suo scuola di pensiero, ragazzi. Un camion, ecco qua, secondo punto nuovo, ferma, prendo la mano. Allora, camion scoperto, hai trovato il tuo primo autocarro. Questo camion è progettato per l'uso di strada, qui non include opzioni fuori strada, quindi saranno cazzi amari, cerca di non passare sul terreno paludoso e fango profondo. Puoi scoprire di più sulle diverse tipologie di pneumatici, va bene, va bene. Allora, per entrare nel camion, apri il menu funzioni, tieni premuto e cambia camion. Allora, vediamo un po', camion, cambia camion, menu contratti, bene, bene. Allora, menu contratti. Ah, eccolo qua che si è aperto, menu contratti, allora, ricostruzione vecchio ponte, alcuni contratti possono essere sbloccati, controlli dettagli, diamo un'occhiata al contratto, benissimo. Allora, consegna vecchio ponte, che da rifarti servono due obiettivi per completare questo contratto, devi completare nell'ordine, alcuni contratti hanno più fasi, ok, molto bene ragazzi. Oh, si parte, voilà, vediamo com'è il camion dentro, carino dai, via il freno a mano, e volassiamo con leggerezza con un camioncino pesante come non so cosa. Mamma mia, che botta di camion, ragazzi. Ma qui c'è buio, nebbia, favoloso. Peggio di così non poteva andare. Mamma, qua c'ho da fare già i numeri. Ho già capito che sono guai, ragazzi. Peggio che andare di notte col camion. Mamma mia, guardate come girano le ruote, che spettacolone. È veramente top la fisica in questo gioco, eh. Ecco, un simulatore di fisica, chiamiamolo così. Simulatore di guida, ecco, i controcassi, perché non c'è un pezzettino d'asfalto, ma va! Quando c'è il fango devi essere contento, perché sennò arriveranno anche le sette e i terremoti, perché così almeno gioco un pochino più difficile, eh. Tenere il volante dritto è già un'impresa, guardate qui, come andiamo leggiadri, fin troppo mi preoccupo, attenzione, perché qui i discarsi sono solo guai. Allora si va verso il mio marcherino, guardate come va via dritto, non sono ubriaco ragazzi, che tenere, frena, madonna mia. Tenere la concentration, sarà meglio che guardiamo dall'interno, bellissima la grafica, guardate che belli effetti, niente male. Fatemi sapere nei commenti se l'avete già provato, se ci state giocando, se ci avete giocato magari già un anno fa, perché non è nuovo, però ve l'ho detto, comprare i giochi dopo, ci sono tanti vantaggi, non lo pagate poco, perché a prezzo accettabile non costa più €60-70, ma solo €19, casino di aggiornamenti, quindi sappiamo già che il gioco funziona da spettacolo. Dove devo andare, ragazzuolo? Dritto, ma che bello. Allora, possibilità di 1000 inquadrature, ma perché mi segna in basso? Perché mi dai segnali in basso? È giusto? Sono andato dalla parte sbagliata. Esattamente, infatti ho due marker che mi puntano verso il basso. Oh mamma! Che disastro! Oh, bravo a far manovra, veramente numero uno, bellissimo, guardate come si muovono ammortizzatori e tutto, veramente top ragazzi, aspetto il vostro commento, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo SnowRunner. Allora, bene, andiamo verso il marker 2, vedo la marker giallo, forza. Allora, mamma mia, non si può nemmeno andare contro gli idranti. Andiamo a guardare dall'interno, va, che è più facile. Sì, mi sembra più facile. C'è proprio da fare come guidare un camion vero, ragazzi. Stare dentro nella strada, prendere le curve, puoi collegare i rimorchi che trovi, va bene. Però. Ma gli idranti sono tutti miei,
Uè, non sono mica collezionista di idranti, uè. Andiamo avanti, svulassiamo, fermo un minutino, esattamente, guardiamo, ecco là dove dobbiamo andare, bene, allora smanovriamo, voce del verbo smanovrare, allora, che incartata ragazzi, basta veramente niente, allora, giriamo già il camioncino, fermati, non addosso al cassone, freno a mano ragazzi, gestione carico, ci sono più modi per caricare, va bene, ma noi accontentiamoci di, eccoli, benissimo, abbiamo caricato velocemente, allora via tutti i marker ragazzi, e cosa dobbiamo fare a sto punto? Dobbiamo portare il nostro camion che abbiamo beccato, stazione di rifornimento, il vecchio ponte, ok, dai, strombassiamo, vi dicevo, il joystick del PS5, già visto sia con i Lego, mi è servito per fare le puntate, le live, qua si sente il rumore del verricello dentro nel joystick, direttamente perché ha sia microfono che autoparlante, oltre che i grilletti che diventano più duri e più molli secondo di che gioco utilizzate quando il joystick è supportato, ma oggi nei giochi nuovi è supportato su tutti, quindi insomma una bella scelta, una bella idea, complimenti Sony che ha introdotto questa future. Allora, stiamo proseguendo, con le giodrie c'è veramente un clima favoloso, allora un po' scuro, ma non ci sono dei fanaluzzi, fatemi vedere un po' con qualche tastino magico. Freno a mano, ma non c'è qualche combination di tasti. Io provo a schiacciare, ragazzi, portate pazienza. Voilà! Allora, aspetta. L1 più cerchio. Fanali! Voilà, ragazzi! Sì, dai. Però potevano dirmelo, che con L1 ci sono i fanali. Caspita, non stai in strada manco a piangere, sta a fare. Allora, facciamo così. Ci sono 1000 quadrature disponibili. Mamma, l'ubriacone al volante, ne abbiamo di ubriacone al volante, direi di sì, mamma mia, sono veramente difficili da tenere, eh? Basta un attimino che si sposta, direi di far benzina, sì, ok, così abbiamo riempito il camioncino e non ci capita qualche sorpresina, perché stiamo facendo la prima puntata, non vorrei che poi finisca la benzina e mi trovo là come un vedente. Oh mamma, guardo di prima, andiamo giù dritti ragazzi, ce la faremo? Mamma mia, ma ce la fa, sgumamento, avete visto l'acqua nei cerchi, fantastico, e qua? Mamma mia, ma non c'è un punto sano, un pezzettino d'asfalto, la spiterina ragazzi, un pezzo d'asfalto non c'è, comunque bello, top, veramente un gioco fatto contro, direi una parolina, l'avete capito, dai, non vorrei che poi YouTube, già c'è da stare attenti a tutto su YouTube, che ci tirano via anche questo, dai, avete capito, gioco superlativo, chiamo un italiano migliore, va, allora siamo arrivati al Bond, esattamente, mamma, avete visto, basta appoggiarsi sul quadrante cemento, sensibilissimo, veramente bravi, complimenti, avete fatto un gioco come si deve. Ecco qui il ponte! Oh, vediamo cosa succede. Frena! Freno a mano. Allora, tasto quadrato, gestione carico. Allora, quando carichi potresti ricevere diverse opzioni di carico. Va bene, dai, ok. L'area di scarico viene attualmente rilevata. X scarica. Oh, benissimo ragazzi, top, abbiamo ricostruito la prima parte di ponte, fase completata, stiamo facendo progressi con le parti del ponte, ma non abbiamo ancora terminato, per completare vi consegnerò un'altra parte del carico, benissimo ragazzi, ottimo, spero che il gioco vi sia piaciuto, un bel like l'aspetto, fatemi sapere nei commenti, se vi piace iscrivetevi al canale e condividete con i vostri amici su TikTok, WhatsApp, Instagram, dove volete, più siamo più ci divertiamo. Aspetto i vostri commenti, fatemi sapere se SnowRunner vi è piaciuto, io dico che cavolo, un gioco un po' diverso dal solito, sì, e quindi presto prepareremo magari la seconda puntata, un ciao a tutti e un grande abbraccio da chi? Da Andrea, alla prossima, ciao ragazzi!